Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Finalmente è aperta la votazione per i Toti, la squadra dell'anno, i migliori 11 giocatori che tutti vorremmo vedere su FIFA. Quindi vi lascio innanzitutto il link in descrizione dove andare a votare anche la vostra squadra. Nel video andremo poi a vedere quelli che sono secondo me i migliori 11 che usciranno e in più invece quella che è la squadra che vorrei uscisse con un occhio un po' più a FIFA, magari senza andare a vedere quella che è la stagione passata. Quindi poi mi raccomando, ci tengo anche a sapere la vostra nei commenti, spingete tanto e aggiornatemi su quelli che sono secondo voi gli 11 che meritano di vestire la maglia blu dei Toti di quest'anno. Una volta cliccato sul link che vi ho lasciato, avrete davanti a voi questa schermata con un campo e una formazione schierata con il 4-3-3, che è il modulo tipico per quanto riguarda la squadra dei Toti. Al di sotto, come potete vedere, trovate la sezione con portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. In questo caso si tratta dei candidati Toti alle votazioni che sono stati aggiornati e annunciati nei giorni precedenti e in particolare questo di solito è basato su quelle che sono le performance che questi giocatori hanno avuto nella stagione precedente. Difatti è possibile vedere, diciamo, tutti quelli che sono i volti più noti, no, del calcio mondiale ed europeo. E proprio questo è un punto focale di questo video qui, perché io vi farò vedere due squadre e sarà la prima, diciamo, il team che a mio modo di vedere è più probabile che esca in base a quelle che sono le prestazioni reali dei giocatori che hanno avuto appunto durante l'anno solare. La seconda squadra che invece vi voglio far vedere è quella che vorrei uscisse basandomi su quello che è l'esperienza di gioco con determinati calciatori, quindi senza andare a guardare troppo il rendimento, ma da mero giocatore di FIFA. Già so che mi si accenderà un bel dibattito nei commenti, però è anche giusto, secondo me, confrontarci, ognuno dice la propria e ci tengo a sapere se voi siete più team premiamo quella che è la prestazione dei giocatori durante l'anno solare, oppure team sti cavoli, io voglio semplicemente giocare con i giocatori forti e che sono in meta un determinato anno. Quindi, senza perderci poi troppo in chiacchiere, partiamo subito con la prima squadra, che è quella, diciamo, basata sulle prestazioni. Il portiere in questo caso, secondo me, non trova troppi dubbi, perché tra i vari candidati abbiamo Courtois, Ederson, Maignan, Martinez, Mendy, vincitore sì della Champions, Oblak, ma soprattutto Gigio Donnarumma, che infatti è il mio portierone, candidato Toti per questa squadra. Vittoria dell'Europeo, insomma, credo ci siano pochi dubbi per questo ruolo qui. Passando alla difesa, invece, già inizia un po' di bagarre. Secondo me c'è un'assenza che stona parecchio, che è quella di Thiago Silva, comunque vittoriosi in Champions, forse il Chelsea meritava una nomination in difesa. Quindi, partendo da quelli che sono i due ruoli di difensore centrale, io come primo non posso che seguire il ragionamento che ho fatto per Donnarumma. E tra Bonucci e Chiellini, che sono anche schierati a fianco, vado a selezionare proprio Bonucci, anche visto quello che è il riconoscimento che ha avuto durante la premiazione che c'è stata a Dubai. Secondo difensore centrale che invece voglio andare ad inserire è un altro giocatore che è venuto reduce da una stagione pazzesca, soprattutto con la maglia dei Citizens, che è Rubén Dias. È calato un po' a fine stagione, soprattutto poi nell'Europeo, però secondo me merita di far parte di questa squadra, anche perché non vedo queste grosse alternative papabili per posizionarsi lì sul centrodestra. Sui terzini c'è grossa bagarre, secondo me. Il primo che vi andrei a mettere è Spinazzola, perché seguendo la scia di Donnarumma e Bonucci, anche lui ha giocato e comunque vinto un europeo da protagonista, nonostante l'infortunio che l'ha frenato. Per me ha fatto veramente vedere delle grandissime cose che hanno stupito anche un po' noi tifosi italiani, no? Quindi per me Spinazzola potrebbe tranquillamente trovarsi all'interno del team. Dall'altro lato, invece, per lo stesso discorso di Rubén Dias, andiamo un po' a monopolizzare al momento questo team, ma vado a inserire João Cancelo, che non solo ha avuto un'ottima stagione l'anno scorso, ma comunque si sta confermando e si è confermato in questi ultimi mesi del 2021. Passando a centrocampo, un altro giocatore che per me uscirà al 100% è Jorginho. Europeo giocato e vinto da protagonista, Champions giocata e vinta col Chelsea anche qui da protagonista, quindi lui
veramente 99,99 lo troveremo all'interno del team. Così come troveremo all'interno del team un altro giocatore, sempre suo compagno di squadra al Chelsea, che è N'Golo Kanté, che ritorna col suo sorriso smagliante a far parte dei Toti e secondo me sarà una carta veramente clamorosa, questa del piccolo N'Golo. Per andare a chiudere, invece, tra tutti i candidati ci sono un sacco di giocatori che probabilmente meriterebbero di far parte dei Toti, ovvero Barella, sicuramente ha avuto un'ottima stagione, anche Locatelli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma voi scordatevi che vedrete un Toti senza Kevin De Bruyne. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, anche lui purtroppo reduce dalla sconfitta in finale del City contro proprio il Chelsea, però non è Toti senza De Bruyne, non mi chiedete il perché, trova sempre ogni anno il modo di stare dentro alla squadra, quindi De Bruyne ci sarà sicuro. Passando al reparto offensivo, anche qui gran bagarre, perché sicuro del posto è Messi, in quanto vincitore di Pallone d'Oro si è portato a casa la sua versione 99 che non gli toglierà nessuno. Per completare il reparto, se noi dovessimo andare appunto a fare la valutazione basata sulle prestazioni, io devo andare a inserire come punta centrale un giocatore che magari non solletica troppo il palato del giocatore di FIFA, e questo giocatore è Robert Lewandowski, derubato del pallone d'oro quando c'è stata la prima ondata pandemica, comunque si è confermato a livelli altissimi, sicuramente non può che essere lui il nostro centravanti. Per andare a concludere, qui c'è un ballottaggio, secondo me, tra due giocatori che non sono proprio il fiore all'occhiello di FIFA, ovvero Karim The Dream Benzema, che ha ricevuto la versione flashback che probabilmente sarà più forte di questa Toti qualora dovesse uscire, e Momo Salah. Io, per quello che ha fatto vedere con il suo Liverpool in una stagione non fortunatissima, mi sento di inserire Momo Salah. Quindi questo è il mio 11 basato sulle prestazioni. Mi raccomando, mi fate sapere nei commenti. Faccio invia voto. E ci andiamo a vedere subito quello che invece è il team basato su quello che vorrei vedere su FIFA. E eccoci raga, dunque dimentichiamoci il passato, quindi le prestazioni relative al calcio giocato, e pensiamo solamente a quello che vorremmo vedere su FIFA. Quindi rimaniamo nei portieri e sulla base comunque non solo delle sue prestazioni, ma di quelli che sono i link che dà ai migliori difensori del gioco, io come portiere vado a selezionare nuovamente Gigio Donnarumma. Per quanto riguarda invece i difensori, qui parliamone. Perché in questo caso, come terzino sinistro, dimenticandomi degli europei, vado a mettere Theo Hernandez, che ovviamente ha avuto anche una stagione discreta, oltre ai giocatori che abbiamo menzionato in precedenza. Però era un gradino sotto, ma attualmente è il miglior terzino sinistro del gioco. Per quello che mi riguarda, lo utilizzo, quindi vorrei proprio vedere una sua bella versione Toti. Bella gagliarda come piace a me. Per quanto riguarda invece il primo posto di difensore centrale, lo affido nuovamente a Bonucci, per il motivo che comunque un po' di veridicità in questa squadra voglio lasciare dei giocatori che secondo me usciranno, e Bonucci poi magari si becca anche un bel boost e in Serie A diventa anche mezzo utilizzabile, anche se ho dei dubbi. Per il secondo posto di difensore centrale mi dimentico totalmente di Rubén Dias. E per l'ottica di Donnarumma vado a inserire il buon Marquinhos, che per me già adesso con le versioni che ha ricevuto è praticamente il GOAT incontrastato. Però con una versione Toti diventerebbe veramente qualcosa di illegale, penso uno dei migliori giocatori che si sono mai visti in questo ruolo da quando c'è FIFA e da quando ci sono le carte speciali dei giocatori. Sulla falsariga di Marquinhos, a questo punto, come laterale destro, non oso immaginare che cosa potrebbe diventare un bel Hakimi in versione Toti. Anche lui ha avuto una grandissima stagione con l'Inter, conclusasi con la vittoria del campionato, e perché no, potrebbe anche lui far parte del team dei Toti. A centrocampo, sempre perché do per scontato quella che è la presenza da un lato di Jorginho e dall'altra di Kanté, rimane un posto, e questo posto stavolta voglio assegnarlo a Nicolino Barella, che ha ricevuto già un sacco di versioni speciali quest'anno e viene da un'ottima stagione, nonostante abbia anche appunto vinto l'Europeo insieme a Bonucci, Jorginho e gli altri. Ma Barella ora con la versione dell'Liners è già fortissimo. Immaginatevi cosa significherebbe un Barella Toti. Secondo me arriveremo ai livelli di Nainggolan Tots di qualche anno fa, di FIFA 17, un Gullit Gang veramente stracompleto in mezzo al campo, e sarei proprio curioso di vedere come renderebbe un giocatore di questo tipo. Adesso io lo so, perché io lo so, io mi porto già avanti. Io con quello che andrò a fare qua davanti, scarico
scatenerò il panico. Però la votazione quella seria l'ho fatta, questa è la votazione pensando a FIFA. Quindi, ripartendo sempre dalla nostra certezza che Leo Messi, nella sua versione vincitore pallone d'oro, eccetera, eccetera, rimangono due posti. Il primo posto non posso che darlo a Mbappé, giocatore copertina di FIFA 22, fortissimo, attaccante stracompleto. Come vi ho detto, la versione dell'Ainer un po' mi spaventa per quanto riguarda la sua presenza nei toti, però voglio dire, una carta del genere non può che essere inserita nella squadra che vorrei. Nell'andare a chiudere invece questo team, ragazzi, non me ne vogliate, ma per me un solo giocatore deve uscire in versione Toti a tutti i costi per risollevare e riscattare sta stagione. Chi è? È lui, il GOAT da Madeira, Cristiano Ronaldo, che quest'anno purtroppo non è riuscito ad avere una versione vera e propria di rottura rispetto a quelle basic. E nella versione Toti per me potrebbe invece ritornare ai fasti del passato, essere l'attaccante più utilizzato anche in competitive, quindi lui per me deve proprio fare qualcosa di incredibile e catapultarsi all'interno di questa squadra in qualche modo. Quindi questo l'11 che andrò a votare per quanto riguarda un discorso legato solamente ai giocatori che preferisco vedere su FIFA. Eccoci qua ragazzi, queste erano dunque le mie due squadre che ho votato davanti a voi, una basandomi sul calcio giocato e un'altra invece su quelli che sono i giocatori che preferisco e preferirei utilizzare su FIFA. Fatelo anche voi, nei commenti mi scrivete i vostri 11 che ne parliamo, fatemi sapere se siete più team calcio giocato o più team preferisco semplicemente votare i giocatori che voglio andare poi a provare nel gioco. Vi ricordo in descrizione tutti i vari partners con i loro link, la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno a partire dalle 8 di mattina. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!